Salve a tutti amici, ma soprattutto amiche del web. Si è giocata Juventus-Torino, partita di Coppa Italia ad eliminazione diretta. E dobbiamo dire che la Juve vince un'altra volta 2-0 contro un Torino. Però se dobbiamo dire la verità, un Torino un po' sfortunato. La Juve vince 1-0. Rete di Costa, poi dopo 2 minuti il Toro prende il palo, se entra il palo non lo so la partita come finisce. Nel secondo tempo trovi il raddoppio, dopodiché la partita morta. Signori miei, è finita la partita. Mi dispiace dirlo, ma è così. Allora, adesso vorrei parlare di Napoli-Atalanta. Napoli-Atalanta, il Napoli era partita abbastanza bene, infatti il primo tempo ha creato molto, però non ha concretizzato le varie occasioni. Infatti il primo tempo finisce 0-0, il secondo tempo purtroppo il Napoli si vede un Napoli svogliato, moscio, non fa quasi nulla per meritarsi il vantaggio. Infatti il vantaggio lo ottiene l'Atalanta con castagne, anche se devo dire la verità, l'Atalanta qualcosina l'ha fatto nel secondo tempo. Poi succede una cosa che non deve accadere assolutamente per una squadra, che nell'obiettivo c'è anche la Coppa Italia, stiamo parlando del Napoli in questo caso. Non può permettersi di subire il 2-0 in una maniera un po', come mi posso dire, sciocca. Il difensore purtroppo cade, Gomez ne approfitta e segna il 2-0. Il giocatore del Napoli, il più basso della squadra, segna il gol di testa 2-1, rete di Mertens. Mentre i giocatori dell'Atalanta erano tutti dei vatussi, cioè persone alte, e si fanno segnare il 2-1. Davvero una cosa assurda, secondo me. Comunque poi alla fine Napoli cerca di fare il 2-2, ma senza fortuna. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Lascia un like, condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico B. Al prossimo video.